Salve a tutti carissimi, oggi fumiamo in una delle mie pipacce Impero, ma ha un senso ai fini della puntata, lo scoprirete tra poco. Diciamo che questo è un video che avevo già in programma di fare, ma poi sono stato stimolato da uno dei video di Moreno fumando la pipa, ma credo poi che l'abbiate visto quasi tutti. Per chi non l'avesse fatto, insomma, andate a vedere il video di Moreno sui tabacchi naturali. E anzitutto, prima di andare, intanto mi si spegne la pipa perché parlo, ma come purtroppo spesso accade, insomma, mi metto la fumata in pausa. Allora, prima di tutto iniziamo con la storia, prima di presentare i tabacchi. Starete chiedendo perché la pipa ai tempi di Napoleone. Ebbene, per epoca napoleonica, intendiamo quel periodo storico, diciamo grosso modo tra il 1799 e il 1815, in cui un generale dell'esercito francese, Napoleone Bonaparte per l'appunto, prese il sopravvento nella politica della Francia, che era appena uscita dalla Rivoluzione francese e da un periodo ininterrotto di guerre. Ovviamente Napoleone, con un colpo di Stato nel 1799, instaurò praticamente un'autocrazia, come potremmo chiamare, e addirittura nel 1804, la Repubblica francese venne trasformata in un impero. Ci fu un periodo ulteriore di guerre continue, durato fino alla disfatta di Napoleone a Waterloo nel 1815, ma questo periodo di guerre, di devastazioni, è stato per la pipa un periodo d'oro. Ancora non esistevano le pipe in radica, ma i soldati dell'esercito napoleonico e non solo, anche degli altri stati in conflitto, erano dei grandissimi fumatori di pipa. Chiaramente il tabacco fungeva, se vogliamo, quasi come da droga. Ogni soldato aveva in dotazione il suo pacchetto di tabacco. E i poveri soldatacci di fanteria usavano fumare da pipe in terracotta, in gesso, di diversi legni. I soldati di cavalleria, un po' più fighetti, usavano le cosiddette pipe che oggi noi chiamiamo per l'appunto chevalier, cavaliere. Una piccola aggiunta su una cosa che mi ero dimenticato di dire. E che pensate che nell'esercito francese il militare venne così identificato con la pipa che prese piede poi l'espressione casser la pipe, letteralmente rompere la pipa, per indicare il cadere in battaglia. Le pipe dei soldati di fanteria, come avevo detto, oltre a essere fatte di diversi materiali poveri, erano di solito lunghe e fragili. Nell'esercito francese era proprio usanza, durante le marce forzate, anche di 40 km al giorno, comunque dare il diritto di una sosta di un'ora ai soldati per lasciarli fumare, e anche, insomma, beh, riposare un po' le povere gambe. Che tabacchi fumavano? E adesso arriviamo ai tabacchi di oggi. Fumavano dei tabacchi ovviamente molto secchi, dei trinciati estremamente croccanti, potremmo definirli usando un eufemismo, estremamente forti di nicotina, che probabilmente veniva assunta, no, anche come una sorta di modo per stordirsi,
da quello poi che aspettava in battaglia, dalle fatiche, dei continui spostamenti, dalle privazioni. E quindi ecco, sì, diciamo che in una vita dura il vizio della pipa spadroneggiava. I sigari erano una cosa nel periodo poco diffusa, si diffonderanno poi molto successivamente negli eserciti dell'Ottocento, però comunque rimarranno appannaggio più che altro degli ufficiali, non certo dei soldati semplici. Quindi dicevamo, che tabacchi usavano questi soldati, appunto, tabacchi estremamente secchi, poco aromatici e abbastanza corposi di nicotina. Ragazzi, il comune e il forte sono i tabacchi che si avvicinano probabilmente di più a questa descrizione. Questi tabacchi sono dei tabacchi che per un motivo o per l'altro io fumo poche volte. Il comune, che molti non descrivono con parole tenere, è un blend di Kentucky in purezza. C'è del Ricon, ok. Qualcuno dice che ultimamente sia migliorato. Questa è una busta che ho preso da poco, tra l'altro è veramente molto secca, però comunque abbastanza fumabile. La combustione va che è una meraviglia. È una miscela che sinceramente io non fumerei mai per più di 25 minuti. Massimo mezz'ora di fumata e infatti l'ho insomma relegato o alla fumata in pannocchietta oppure a questa pipetta che ha un fornello piccolo. Perché è sicuramente un tabacco povero di sapori, si sente un po' di legno, un po' di pepe. Una nota che associo alla liquirizia e che mi ricorda vagamente quella nota dolciastra che avevo incontrato nel Toscano antica tradizione, tra le altre cose, un po' di cuoio, ma non ha ovviamente evoluzione, è un tabaccaccio, ma non con accezione dispregiativa, popolare. Una delle cose che mi affascina del fumo della pipa è proprio a volte fare dei viaggi nel tempo, no? Ricordarsi dei tempi dei nostri nonni nella campagna. Il comune, questo, e non a detta mia, l'hanno già detto più persone prima di me, il comune è un tabacco che questo viaggio, bene o male, te lo fa fare. Però, insomma, ragazzi, fare quel che fare costa poco più di 4 euro, adesso non ricordo. Il forte è l'estremizzazione, sempre pettati in purezza, l'estremizzazione di tutto questo. Le fumate che ho fatto le ho sempre vissute, diciamo, divise in due parti. Diciamo all'inizio c'è questa smitragliata di pepe e legno e che aggredisce anche un po' la gola. Verso la fine della carica si addolcisce, lascia un po' di spazio ai sapori della torrefazione, ci sento un po' di cacao, caffè amaro, però diciamo che è una fumata con una certa forza, brutale, con la sua ignoranza. Ho sentito da varie fonti che può variare da busta a busta un po' la sua forza. Oddio, di questa busta, insomma, mi ha menato parecchie volte, devo dire. Anche in questo caso,
le fumate che faccio le faccio sempre brevi, probabilmente dovrei fare come fanno tutti, di tagliarlo con altri tabacchi, di usare questi due tentacoli in purezza come condimento. Però io sono un dilettante della pipa, l'ho sempre detto, a me per ora i mischioni non è che li abbia provati molto, comunque sicuramente ne farò questo uso. E, dicevamo, tutte e due tabacchi popolari, il forte come sapore è decisamente meglio. Però devo dire, se voglio gustarmi il Kentucky, essendo io, fumolentisticamente parlando, nato come toscanofilo, lo preferisco sinceramente gustato nei sigari toscani. E perché? Non lo so, mi sento più a casa mia quando fumo il toscano, riesco a gustarmelo senza la brutalità del forte, che ripeto, comunque è un tabacco che mi piace, però in definitiva preferisco o fumarmi un toscano oppure se voglio avere, diciamo, una fumata più leggera ma comunque con un gusto deciso, prendo una cimetta di sigaro Garibaldi o di tradizionale della Mosi e me la fumo, insomma, prendendo il trinciato del sigaro. Quindi, bocciato, non bocciato, no, io sono sempre, insomma, per i tabacchi popolari, sicuramente vanno provati, però insomma neanche secondo me questa schifezza di cui molti si lamentano, vanno semplicemente presi per quel che sono. Quindi detto questo, vi auguro buone fumate, spero che la pillola di storia sia stata gradita, io e la pipa di Pero vi salutiamo, ciao!